Good evening to everyone. Buonasera a tutti. Satnam, Radhaswami. So, by the grace of my Sadgurus, we again have a chance for Satsang, to have Satsang. Per grazia dei miei Sadguru, abbiamo ancora l'opportunità di avere un satsang. As I always say, for a spiritual person who is initiated by a master, listening to his satsang should be like a holiday, a holy occasion. Come sempre dico, per l'iniziato di un maestro, o per gli iniziati di un maestro, ascoltare il satsang dal loro maestro dovrebbe essere sempre una festa. So this is really a holy occasion in which we are allowed to listen to those teachings which for sure are going to be the most appropriate for each one of us in this exact moment. Per cui è una festa avere l'occasione di ascoltare quegli insegnamenti che senza dubbio sono i più appropriati per noi in questo momento. That's the purpose of Satsang, making the teachings always fresh and alive. Questo è lo scopo del satsang, rendere l'insegnamento sempre freschi e vivi. Teachings which teach us what? Insegnamenti che ci insegnano che cosa? Insegnamenti che ci insegnano come conseguire quello che è l'obiettivo della vita. Teachings that teach us how to achieve, which is the goal of life. The goal of life is union of the individual soul with the supreme soul. Lo scopo della vita è l'unione dell'anima individuale con l'anima suprema. What does it say in Sanskrit? By Atma to Paramatma, o come dicono in sanscrito, dall'Atma, dell'Atma con il Paramatma. So, the song of today, which I choose for this satsang, tells us about union, how to come to union. Quindi il canto che ho scelto per questo satsang ci parla di come conseguire questa unione. Quali sono quelle pratiche, quegli strumenti attraverso cui possiamo conseguire questa unione? Which are those practices, those tools by which we may achieve this union? Union is the supreme experience. Even in love between two human beings, their union is the supreme experience of their love. Anche nell'amore tra due esseri umani, il loro amore è la suprema esperienza della loro relazione. So, also in our relating to the supreme being, coming to union with him, it is the supreme experience, not only of this, let's say, physical life, but also of the spiritual life, life in the world, life in the beyond. It is the supreme experience that human beings may have while having a body. Quindi questa esperienza dell'unione dell'essere individuale con l'essere universale è la suprema esperienza che gli esseri umani possono avere mentre sono in un corpo umano in questo mondo. So this is the peak of human possibilities. Per cui questa è la vetta
delle possibilità umane. And this is the way by which we go back to infinity. E questo è il modo attraverso cui ritorniamo all'infinità. We have come from infinity, from eternity. And we, by any means, have to go back there. Siamo venuti dall'infinità, dall'eternità. E in ogni modo dovremo ritornare. So, let's cooperate with this process. Per cui cerchiamo di cooperare con questo processo. It is something that is anyway happening because we are being pulled back, whether we are aware of it or not. È qualcosa che accade comunque, perché noi veniamo attirati verso la nostra origine, sia che ne siamo consapevoli o no. So, let's try to be aware of it and cooperate with it so we make it easier for us and for our Sadhguru also. Quindi cerchiamo di essere consapevoli di questo affinché possiamo rendere questo processo più facile per noi e anche per il nostro Sadhguru. So, let's listening to this satsang with all of our attention. Per cui ascoltiamo questo satsang con tutta la nostra attenzione. You may think, he keeps telling always the same thing. Potrete pensare, continua a dire sempre la stessa cosa. Well, you know, there are things which we may say or not say. It may be important or not. But this is very important to say and is very important to do. Bene, vedete, ci sono cose che possono essere dette o non dette, non fa molta differenza, ma queste cose è molto importante dirle ed è molto ancora più importante farla. Attenzione, attention. Let's be fully here. Cerchiamo di essere pienamente qui. Sadhguru Kirpal used to tell us, when he came and sat there, remembering many times telling this, came, sat there on the Gadi, and he began by saying many times, God is here now. Ricorda il maestro che può venire a dare il satsang o a dare il darshan e spesso dire questa frase, Dio è qui ora. So let's make it possible that God fully manifests here now for us. Quindi rendiamolo possibile che Dio si manifesti qui completamente ora per noi. Questo lo faremo solo, lo potremo solo fare se saremo completamente attenti. This we will be able to do it only if you be able to be fully attentive, fully present, fully focused, pienamente presenti, focalizzati. Sharp attention. Attenzione acuta. Okay, so we have this song which I wrote some 6 years ago, seems to be 2010. So it was one of my poems to which I never gave a melody. Quindi questo canto che sto per cantare è un canto che ho scritto nel 2010, ma al quale non avevo dato mai una melodia. Some time ago, a morning during my meditations, during my practices, in which I also sing always, una mattina di un mesetto fa, durante le mie pratiche in cui sempre canto pure, aprì il libro dei miei canti, delle mie poesie, e venne fuori questo canto. Allora sentì di dovergli dare una melodia. So, a month ago when I was doing my practice, I opened this book with my poetry, and this song came up, and I felt I had to give a melody to this song. It was very beautiful, it had very deep meaning. Perché lo sentii molto bello, sentii che aveva un profondo significato. So I attached this melody to this song, by which I'm going to sing it to you now, and I'm going to sing it both in English and in Italian. Quindi gli applicai questa melodia. Ora ve lo sia in inglese sia in italiano. Comincio con l'inglese.
So please listen with all of your attention. A song, it's a long series of notes. Oh, it's a melody. Let this melody go deep inside you. Quindi ascoltate con tutta la vostra attenzione un canto e una serie di tante note che diventano una melodia. Lasciate che questa melodia penetri dentro di voi e vi faccia sentire bene. So let it go in you so that you might feel good. Because melody, harmony, always makes us feel good. Perché la melodia, l'armonia, ci fa sempre sentire bene. If union with thee I want to achieve, a constant Simran I have to do, the mind I have to calm down, and ego completely crash. The union I've always dreamed of, separation has debased me. The illusion it has fed in me, ignorance as thus penetrated me. If union with thee I want to achieve, a constant Simran I have to do, the mind I have to calm down, and ego completely crash. But Simran has awakened me, the great possibility it has revealed of being able to transcend it all, and the mystical union truly realize. If union with thee I want to achieve, a constant Simran I have to do, the mind I have to calm down, and ego completely crash. The friends of mine has quietened down. Beyond the uproar it has lain me, the deep silence surfaced, and into it I dive. If union with thee I want to achieve, a constant Simran I have to do, the mind I have to calm down, and the ego completely crash. The I am mine I eliminated, the attachment to the ego I replaced, this submission has helped me tremendously, and the veil of illusion I have torn. If union with thee I want to achieve,
constant Simran, I have to do the mind, I have to come down and ego completely crash. If union with thee I want to achieve, constant Simran, I have to do the mind, I have to come down and ego completely crash. So now we have it in Italian. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare, la mente devo acquietare, e lega del tutto frantumare. L'unione ho sempre sognato, la separazione mi ha svilito, l'illusione in me ha alimentato, l'ignoranza mi ha così compenetrato. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare, la mente devo acquietare, e lega del tutto frantumare. Il Simran mi ha invece svegliato, la grande possibilità mi ha svelato di poter trascendere il pensiero, è l'unione mistica realizzare davvero. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare, la mente devo acquietare, e lega del tutto frantumare. La mente frenetica mi ha acquietato, oltre il suo frastuono mi ha portato, il profondo silenzio è affiorato, e in esso mi sono tuffato. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare, la mente devo acquietare, e lega del tutto frantumare. L'io e il mio ho così eliminato, l'attaccamento all'ego ho azzerato, questa sottomissione mi ha enormemente aiutato, e il velo dell'illusione ho lacerato. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare, la mente
devo acquietare e lega del tutto frantumare. Se l'unione con te voglio realizzare, un Simran continuo devo fare. La mente devo acquietare e lega del tutto frantumare. So here the song tells us that if you want to achieve union, we have to do a constant Simran. We have to quiet down the mind, to calm down the mind, and the ego completely crash. So, what does it mean to do a constant Simran? Doing a constant Simran means having a constant remembrance. Constant remembrance of somebody. Per cui, qui il canto ci dice che se vogliamo realizzare l'unione dobbiamo fare un Simran costante. Dobbiamo acquietare la mente e l'ego del tutto frantumare. Ora, che significa fare un Simran costante? Ora, un Simran costante significa ricordare continuamente qualcuno. So, by which way we may remember constantly somebody? We may keep the sweet remembrance of that person. Possiamo tenere la costante rimembranza, la dolce rimembranza di quella persona. Questo modo. We may think of when we were with that person, what he told us, what happened, his face, his eyes. And this way we keep the sweet remembrance of the person. And now we are talking about the person of the master. That's what we are talking about. So keeping the sweet remembrance of the master, it means this. Master Kirpal used to say, keeping the sweet remembrance of the master, it means thinking of when you see him, when you have his darshan, when he comes and gives satsang, the way he talks, the way he expresses his teachings, his truths. It's a way. Quindi mantenere questa dolce rimembranza, e qui stiamo parlando della rimembranza del maestro, significa pensare a quella persona, pensare al maestro. Pensare al maestro, come il maestro Kirpal ci diceva, nelle occasioni in cui viene a dare il darshan, quando ci tiene il satsang, come parla, cosa fa, come gesticola, che cosa dice. Questo è un modo di mantenere la dolce rimembranza del maestro. So this is a way of keeping the sweet remembrance of the master. The other way, doing constant Simran, it is repeating continuously the names of God, the holy names of God. L'altro modo, quello di fare il Simran costante, invece vuol dire fare continuamente la ripetizione dei santi nomi di Dio. So when we are initiated, we are given a mantra to repeat. Those are the holy names of God that we should constantly repeat. Quindi, quando siamo iniziati, ci viene dato un mantra da ripetere. Bene, questi sono i santi nomi di Dio che noi dovremmo ripetere. We have a very special connection with these names. They are given to us by our master. Abbiamo una connessione, un collegamento speciale con questi nomi, ci vengono dati dal maestro. Master has transmitted, has infused into these names his power. Il maestro ha infuso in questi nomi il suo potere. That's what Master Kripal used to say. These names are charged, because they are given by the master,
And the master has been meditating for such a long time on these names. That's why they're charged up. Il maestro Kirpal diceva, ci vengono dati dal maestro e sono carichi perché il maestro ha meditato tantissimo su questi nomi. Not only our master has been meditating a lot on these names and repeating them a lot, even his master and the master of his master is on backwards in the line of masters. They've all meditated on these names. So obviously they are holy and very charged. Non soltanto il nostro maestro ha meditato su questi nomi, ma anche il suo maestro, il maestro del suo maestro e così via lungo la linea dei maestri. Così tanti grandi maestri hanno meditato su questi nomi. Di conseguenza sono carichi della loro benedizione, del loro potere. So, doing Simran of these holy names and saturating our mind with the repetition of these holy names, it's a way of switching off the mind. Quindi fare Simran di questi santi nomi e ripeterli costantemente, assiduamente, è un modo per spegnere a un certo punto la nostra mente. Once we switch off the mind, what happens? Happens exactly what Master Kirpal used to say. He used to say that you put a step on the mind and the next step will lead you directly into the lap of God. Quindi quando riusciamo a spegnere la mente, che cosa accade? Accade esattamente quello che il Maestro Kirpal diceva. Lui diceva, mettete un piede sulla vostra mente e il passo successivo vi condurrà direttamente nel grembo di Dio. So, that's how it works. You know, finding God, finding truth, it happens only if we are able to step above the mind. Quindi trovare Dio, trovare la verità, è ciò che diventa possibile soltanto se siamo in grado di passare oltre la mente. This is the big problem. Because it's so very difficult to go beyond the mind. Questo è il grande problema, perché è così difficile andare oltre la mente. You know, people who have never gone beyond the mind, or, you know, they just maybe read in the scripture that it is a possibility but never experienced, they might tell everybody and expect everybody to do it. They are not able to do it themselves, to do it themselves, but they expect other people to do it. Vedete, coloro che hanno letto di questa possibilità soltanto nei libri, nelle scritture e via discorrendo, continuano a dire agli altri di farlo, mentre loro stessi magari non l'hanno mai fatto. It's a very, very demanding something. It's a very demanding process. Coming to the no thinking, no thoughts, no mind. È qualcosa di molto impegnativo, di incredibilmente impegnativo, arrivare allo stato di non assenza di pensiero, non mente, assenza di mente. Only somebody who has done it knows how rare a possibility it is and how difficult it is to achieve it. Soltanto qualcuno che l'ha fatto sa quanto è una rara possibilità e quanto è difficile raggiungerla. In our mind it is so used to keep thinking and thinking about people, situations, happenings, this and that. Vedete, la nostra mente è completamente assuefatta, abituata al fatto di continuare a pensare a fatti, persone, cose dette, cose non dette, fantasie, ricordi. Fantasies, memories. There is never an end. The mind is such a store of conscious and subconscious and unconscious impressions. La mente è un tale magazzino di cose coscienti, subconscienti, inconscious. È un magazzino infinito di ricordi, di impressioni. So how to go beyond it? Unless we have a very strong will and we
decide with determination to do it, it will never happen. A meno che sviluppiamo una forte volontà e un forte desiderio di farlo, non accadrà mai. So at some point, a good seeker of truth, it has to feel this incredible urge, this incredible need of achieving this possibility. Per cui a un certo punto il ricercatore della verità deve sentire questo impellente bisogno di riuscire a passare oltre la mente. And when this urge comes, when we feel this urge, that's really the most blessed moment or day in our life. E quando sentiamo questo bisogno, questo impellente bisogno, quello è il momento o il giorno più grande della nostra vita. When we strength and determination, we begin doing a constant simran, that's a great day. Quando con determinazione e forza cominciamo a fare un simran costante, quello è un giorno grandioso. So, how to achieve this constant simran? That's the point. Per cui come conseguire poi questo simran costante? Questo è il punto. On the path of the masters, we are told that simran has to be done mentally. Nel sentiero dei maestri ci viene detto che il simran deve essere fatto mentalmente. Well, I'm sorry, but I will say that simran, it has to be done in all possible ways, otherwise we will never succeed. Pretending to do it mentally right from the beginning, it is pretending of non-doing it. Io direi che bisogna farlo in ogni possibile modo. Nel sentiero dei maestri ci viene detto che deve essere fatto mentalmente il simran. Mi dispiace. Per mia esperienza vi posso dire che deve essere fatto in qualsiasi modo, altrimenti non riusciremo mai. Pretendere di fare un simran mentale continuo all'inizio, voglio dire, quando non si ha una grande esperienza nella ripetizione del simran, è un sogno, semplicemente, un'illusione. So, a person who wants to do a constant simran will have to withdraw from his activities for a while and begin repeating and repeating simran. You may use any possible means. You may use a mala, you may sing it, may do it verbally, you may do it mentally, all possible ways. And it's also, I would say, very important to count it in the beginning. Otherwise, you will never succeed. Quindi per riuscire a fare un simran costante, e ve lo dice una persona che sa come si fa, bisogna farlo in tutti i modi possibili. Bisogna, se è necessario, usare un mala, bisogna cantarlo, bisogna dirlo oralmente, bisogna dirlo mentalmente, bisogna dirlo in tutti i modi. Bisogna ritirarsi per alcuni giorni dalle attività e cominciare a farlo. E direi, anche molto importante, contarlo. And increase the number from day to day. E aumentare il numero di ripetizioni di giorno in giorno. Otherwise, we may just make an hypothesis about doing constant simran, but it will never become an actual fact. Altrimenti potremmo continuare a ipotizzare l'idea di fare un simran costante, ma non accadrà mai. So, if you're able to do constant simran, then what will happen? The mind will calm down. I have to quieten down the mind, says the song. Se riusciamo a fare un simran costante, che cosa accade? La mente si calma. Il canto dice devo riuscire ad acquietare la mente. So, when the mind calms down, and gradually we come into a state of no thoughts, or all of a sudden, sometimes it may happen, then there is this great possibility of, as Master Kirpal would say,
step into the lap of God means come to His holy presence. Quindi se riusciamo a fare un simran costante ed acquietare la mente e arrivare piano piano o tutto ad un tratto a uno stato di non mente, allora che cosa accadrà? Accadrà quello che diceva il maestro Kirpal. Ci troveremo nel grembo di Dio, ci troveremo alla sua santa presenza. This may happen in so many ways. May differ with each one of us. Differ, and each one of us may have his own way of finding himself at the holy presence of God. Questo può accadere in vari modi. Ognuno di noi può avere il suo modo personale di trovarsi alla presenza di Dio. Finding oneself at the presence of God, it doesn't necessarily mean finding oneself in the presence of a person or a vision. It may be, we might have a vision of the Master. He might tell us important things for us, but we may also find ourselves just in the pure state of consciousness in which divinity prevails. Può accadere in tanti modi, dicevo, potremmo trovarci alla presenza del Maestro, avere il suo darshan interiore, avere una visione di Lui. Oppure potremmo semplicemente trovarci in uno stato di coscienza in cui la divinità prevale, uno stato di coscienza divino. I think this is the great experience, finding oneself totally compenetrated by His holy presence. It's a great experience. Is the experience of one's lifetime. Quindi trovarci alla sua presenza è veramente l'esperienza grandiosa della nostra vita. So, there's a big problem with human beings. Because, you know, it's very difficult to step into the state of consciousness, to have the strength, the perseverance of doing such a simran that takes us to that state of consciousness. Questo è il grande problema degli esseri umani, perché è molto difficile avere quella perseveranza, quella costanza per raggiungere una tale interiorizzazione attraverso la ripetizione del simran che ci porti ad avere questa esperienza. So, obviously, most of the people find it very difficult to believe that it is at all possible this, that it is at all possible to have this experience of the divine in our life. Quindi la maggior parte della gente trova estremamente difficile credere che esiste un Dio e che è possibile per l'essere umano sperimentare uno stato di coscienza divino. There are people that have this kind of experience out of grace, out of sheer grace. God at some point decides to give an experience to some very few rare beings of this kind. But most of the people will have to strive for it, will have to work hard for it. Ci sono persone che per pura grazia a un certo punto possono avere un'esperienza di questo tipo nella loro vita senza veramente fare tutto questo sforzo. Ma queste sono persone rare. In genere la maggior parte delle persone devono fare un grande sforzo per arrivare a questa esperienza. E comunque, anche se ci viene data per pura grazia la prima volta o le prime volte, poi in seguito per poterla raggiungere dovremmo lavorare sodo come tutti gli altri. So, even if it is given to us, let's say as a present, as a gift from the divine, once or a few times in our life, then if we want to reach it, we will have any way to work hard like everybody. So, that's it. We have to do constant simran. We have to still the mind.
go beyond the mind and perceive the divine reality, the divine presence. Quindi questo è il processo. Dobbiamo fare un simran costante, dobbiamo acquietare la mente, calmare completamente la mente, passare oltre e sperimentare la presenza divina. The other thing we have to do, the song says, it is crushing the ego. Yeah. So, this crushing of the ego is a big topic on the mystic path, on the path of the masters. L'altra cosa che bisogna fare, secondo quel che il canto qui ci dice, è arrivare a questa cosiddetta frantumazione dell'ego. It means surrender completely and give ourselves completely to our God, to our Master. Significa sottomettersi completamente, arrendersi completamente e darci completamente al nostro Dio, al nostro Maestro. So from then on, we will understand that we don't really exist. This separated I, it has to disappear. Per cui da lì in poi noi sentiremo, capiremo che in realtà non esistiamo. Questo ego, questo senso dell'ego, dell'io, deve essere messo da parte completamente. Because either there is I or there is God. No other way. Either one or the other. Perché o c'è l'io o c'è Dio. Non c'è altro modo. As far as there is I, there is no God. Fino a quando c'è l'io, non c'è Dio. When there is no more I, then there is God. Quando non c'è più l'io, allora c'è Dio. So, this is the process. We have to acquire complete control over our mind. Quindi questo è il processo. È il procedimento. Dobbiamo acquisire un completo controllo sulla nostra mente. Dobbiamo arrivare ad acquietare completamente, calmare completamente la nostra mente fino ad estinguerla, come una candela che si spegne. We have to still quiet down, smooth down our mind completely to the point that it switches off like a candle may switch off. And then we have to give up this sense of separated I and merge into the divine being. Poi dobbiamo abbandonare completamente questo senso dell'io separato e immergerci nell'essere divino. That's how it works. Give up our separated I and merge with the supreme I. È così che funziona. Bisogna abbandonare questo io separato, questo ego, e immergerci nell'io supremo. So, this is the great experience for all of us human beings. Per cui questa è la grande esperienza per tutti noi esseri umani. Tutti noi dobbiamo conseguire questo stato. We all have to achieve this condition. We are meant for this. We are born for this. Siamo fatti per questo. Nasciamo per questo. Then the song says, union I always dreamed of. Separation, it has debased me. The illusion has been feeding in me. Ignorance has thus compenetrated me. Poi il canto dice, l'unione ho sempre sognato, la separazione mi ha svilito, l'illusione ha in me alimentato, l'ignoranza mi ha così compenetrato.
So this is our condition when we are in the state and the condition of separation, separation from our supreme reality. Quindi questa è la nostra condizione di noi esseri umani quando ci troviamo nella condizione di separazione dall'essere divino, dalla divinità. So, we have to want it. He says, I've been dreaming always, wanting always this union. Per cui dobbiamo volerlo, disperatamente dobbiamo volerlo. Qui dice, ho sempre sognato questa unione. First we have to want something. Desperately want something. Then we may achieve it, we may realize it. Innanzitutto bisogna volere disperatamente qualcosa, poi potremo conseguirlo. So we have to want it, we have to pray for it, otherwise it will never happen. Per cui dobbiamo volerlo, dobbiamo pregare per che avvenga, altrimenti non accadrà mai. So separation is what debases our life, our person. Per cui la separazione è ciò che svilisce la nostra vita, rende la nostra vita semplicemente insignificante. It makes our life just meaningless. There is no comparison between a person who has the divine perception and a person who doesn't have the divine perception. C'è una vasta differenza tra una persona che ha la percezione divina e una persona che non ha la percezione divina. It makes our life so wonderful, so meaningful, rende la nostra vita così significativa, così meravigliosa, so deep, so true, così profonda, così vera. When we are in that state of divine perception, we really understand that anything we might experience in life, all the sorrows and joys of life, all the troubles of life, if they were meant for us to achieve this state of union, they were anyway worthwhile. Quando ci troviamo in questo stato di unione, ci rendiamo conto che qualsiasi gioia e dolore, qualsiasi tribolazione della vita, qualsiasi cosa sperimentiamo, attraversiamo nella vita, se è intesa, se sono intese per portarci a questo stato di unione, allora sono comunque degne di essere vissute. This is what I've been experiencing and realizing whenever I had this state of union with the divine, that, oh my God, no matter what I've been going through in my life, no matter the sufferings, no matter anything, if I have been able to achieve this, to experience this, anything that I've gone through was worthwhile. Questo è ciò che ho sempre pensato ogni qualvolta mi sono trovato in questo stato di unione. Che qualsiasi siano state le tribolazioni della vita, qualsiasi guaio della vita, è stato comunque degno viverlo, se poi sono riuscito a conseguire questo stato di unione. So, that's how it is. When we are in the state of union, life is wonderful. When we are in the state of separation, life is just meaningless. Per cui è così che va la vita. Quando siamo in quello stato di unione, la vita è meravigliosa. Quando siamo nello stato di separazione, la vita non ha senso, non ha valore. And there is nothing in this world that can really make gratify us in a definite way. It may give us a temporary joy, you know,
having money, having a house, having a wife, having a family, having children, being important, name and fame in this world, they all give a temporary satisfaction, a temporary pleasure. But this, after some time, it becomes just something common. And we want something else. Why do we want something else? Because we come from the infinite, and we have to go back to the infinite. And only there we will find our peace. Nothing in this world will give us permanent peace. Vedete, possiamo avere qualsiasi cosa in questo mondo. Possiamo avere soldi, possiamo avere una bella casa, possiamo avere una bella macchina, possiamo avere una bella moglie, avere fantastici figli. Possiamo essere famosi in questo mondo. Essere importanti. Tutto questo ci dà un piacere, ma è sempre un piacere temporaneo. Passa un po' di tempo. E una volta avute queste cose, non avranno più senso. Non daranno più vero senso alla nostra vita. Perché è così? È così perché noi veniamo dall'infinito. E finché non torneremo all'infinito, non troveremo mai pace duratura permanente. So that's the process. We have to go back to the infinite. Quindi questo è il procedimento, dobbiamo tornare all'infinito. E finché non torniamo lì, non troveremo mai vera pace. And until we reach there, we never find real lasting peace. This separation, what does it do? Feeds up disillusion. Just keeps building up illusion after illusion. Questa separazione che cosa provoca nella nostra vita? Continua ad alimentare questa illusione. This illusion of being separated from reality. Questa illusione di essere separati dalla realtà. L'illusione della dualità. Questo è ciò che alimenta. The illusion of duality. This is what this separation keeps feeding, nourishing. Duality, which is endless. 2, 4, 8, 16. It spreads endlessly. Questa dualità che non finisce mai. 2, 4, 8, 16. All'infinito. Questa è la natura delle cose. But this will never give us complete peace. This will never make us completely happy. No matter how much we reach of this, how much we achieve of this. The real happiness, the real bliss, the real ecstasy and samadhi comes from union, from the state of union with the divine. La vera gioia, la vera felicità, la vera pace, la vera estasi, il vero samadhi viene dall'unione con l'essere divino. It's all one. The duality, separation, it's illusion. Separation feeds, nourishes the illusion of duality. So, this is the state of ignorance. This is what it is. Per cui questo è lo stato di ignoranza. Non è nient'altro. Possiamo essere laureati, avere 2, 3 lauree, ma se non conosciamo la realtà dell'unione mistica, il fatto dell'unione, dell'unità di tutta la vita, siamo comunque ignoranti. We may be graduated. We may have 3 degrees, 4 degrees, whatever you want. But if we don't know by experience this state of union with the divine, if we don't experience it, then we are ignorant. Because we don't know what it is, the real fact of life, which is the reality of life. The reality of life is that duality is illusion. Union, unity, it's
real. La realtà della vita è che la dualità è illusione, l'unità è la realtà. So no matter how much knowledge we acquire mentally, intellectually, we are anyway ignorant if we don't know that we are potentially divine. Quindi non importa quanto possiamo aver acquisito mentalmente, intellettualmente, conoscenza. Se non abbiamo acquisito la conoscenza del fatto che siamo uno, siamo comunque ignoranti. So that some masters, understand knowledge, gyan. Quindi è così, è questo ciò che i maestri considerano conoscenza o gyan. La conoscenza è l'uno, l'ignoranza è il molteplice. Knowledge is the one. Duality is ignorance. Il Simran mi ha invece svegliato, la grande possibilità mi ha svelato di poter trascendere il pensiero e l'unione mistica, realizzare davvero. Simran has awakened me, the great possibility has revealed to transcend the thought and mystical union realize truly. So this word is going back. It's going back to the same thing, to the same topic, that of Simran, which awakens us and reveals to us the great possibility of transcending the thoughts, the mind, and achieving the mystical union. Quindi ritorna a quell'argomento, il Simran. Il Simran che ci sveglia, ci rivela la grande possibilità di trascendere il pensiero e l'unione mistica a realizzare davvero. There is a song by Master Kirpal, which says, Simran maida kare kare sada. That means, by doing Simran, I have achieved such a state that no words can express so much beyond any concept, any idea, any imagination. C'è questo canto del maestro che parla, Simran maida kare kare sada, in cui dice, facendo il Simran ho conseguito un tale stato che nessuna parola, niente di questo mondo, può essere paragonato a quello. Un tale stato di beatitudine, di completezza. Such a state of beatitude, of completeness. So, we have to transcend the mind. To transcend the mind, we have to do Simran. We have to become completely saturated with this sweet remembrance of the Lord through the repetition of His holy names. Quindi per conseguire questa condizione dobbiamo, per trascendere la mente, dobbiamo saturare la nostra mente con la ripetizione del Simran, con il costante ricordo di Dio, attraverso la costante ripetizione dei Suoi nomi. Master Kirpal used to say it. He said that between the name and the named one, there is no difference. Once you get completely absorbed in the name, you have achieved the named one. Il maestro Kirpal diceva: non c'è differenza tra il nome e il nominato. Una volta che vi siete saturati del nome, vi siete anche immersi nel nominato. That's how it goes. If you try, you will know that it is like this. È così che funziona. Se ci provate, saprete che è così. But it takes goodwill. It takes
strength takes effort. Ma ci vuole buona volontà, ci vuole forza, ci vuole sforzo. Some masters say, don't make any effort, just sit there, watch your thoughts. At some point they will stop wandering. It will never happen, I tell you. Alcuni maestri dicono, non vi sforzate, sedetevi lì, osservate i vostri pensieri, a un certo punto si fermeranno. Non accadrà mai, vi dico. No, we have to direct our mind, take our attention into our hands and direct it towards a constant simran. No, dobbiamo prendere le nostre mani, la nostra attenzione e dirigerla verso un simran costante. That's the only way. L'io e il mio ho così eliminato, l'attaccamento all'ego azzerato, questa sottomissione mi ha enormemente aiutato e il velo dell'illusione ho lascerato. I and mine, I thus eliminated. Attachment to ego, given up. This submission has helped me enormously. And the veil of illusion, I turned apart. So that's how it goes. You have to give up. I am mine. Sanji had always this saying. I am mine. I am mine. Just give it up. It's everything it is. Everything belongs to him. Quindi dobbiamo eliminare questo io e mio. Sanji lo diceva spesso questo. L'io e mio. L'io e mio. Dimenticatelo. Tutto è suo in realtà. So, this attachment to this person, everything we are, they should give it up. Per cui questo attaccamento a questa persona che pensiamo di essere, dovremmo abbandonarlo semplicemente. We should just surrender to his holy feet, to him completely. Dovremmo semplicemente sottometterci, abbandonarci completamente alla sua volontà. E in questo modo strapperemo il velo dell'illusione. In this way we will tear apart the veil of illusion. Which is the veil of illusion? It's again the veil of Maya, of duality, of identification with this body, this I am mine. Che cos'è l'illusione? È ancora l'illusione della Maya. L'illusione della dualità, l'illusione dell'io è mio. Reality, it is. It's all yours. It's all you. You are the only being ever present in all this universe and in all possible universes. Quindi la realtà è che noi non esistiamo. Lui, l'essere supremo, è la sola realtà. Presente sempre e ovunque nella nostra vita, in questo universo e in ogni possibile universo. You may think that masters talk foolish things which are impossible, but I know by experience that they talk about real facts that they have experienced. And that they know is possible to experience for everybody. Potete pensare che i maestri dicono cose folli, impossibili. Ma io so per esperienza che quello che i maestri dicono è vero. E parlano solo di cose che loro hanno sperimentato e che sanno essere possibili per tutti. So they give us a possibility. They tell us about the possibility that we may achieve this. Per cui ci dicono di questa possibilità che noi possiamo conseguire questo. E che conseguendo questo capiremo che la vita ha un valore e che vale la pena viverla
in funzione di questo. And that by achieving this, we realize that life has a value and is worthwhile experiencing it if eventually we achieve this. Otherwise, I have my reservations about the validity of this life. Altrimenti ho le mie riserve riguardo la validità di questa esistenza. Ma in funzione di questo, decisamente ha valore. But in function of this, for this, because of this, it has definitely value. So, dear ones, I hope that this satsang has been of inspiration for you. Per cui, cari miei, spero che questo satsang sia stato di ispirazione. I hope that it has somehow renewed your enthusiasm. Spero che in qualche modo abbia rinnovato il vostro entusiasmo e vi abbia ispirati a sforzi maggiori per conseguire questa condizione di unione. And it has inspired you, might have inspired you towards better efforts in order to achieve this state of union. So let's all try hard, let's all do our best. We can all do it, I assure you. Per cui facciamo del nostro meglio, sforziamoci. Possiamo tutti farcela, ve lo assicuro. So, my dears, now I sing a little bit the Simran, and then I guide you beating meditation. May my Sadguru's Savant Kirpal Ajaib bless you. Per cui, ora vi canto un po' il Simran e poi vi guido un po' in meditazione, possa noi miei maestri, Savant Kirpal Ajaib, benedirci. Satno 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 Satnam Radhe Swami Radhe Swami Radhe Swami Radhe Swami Radhe Swami Radhe Swami Radha Swami, Radha Swami, Sri Vaheguru, Sri Vaheguru, Sri Vaheguru, Sri Vaheguru, Sri Vaheguru. Sri Vaheguru, Sri Vaheguru, Sri Vaheguru, Anami, 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 Anami. Anami, 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 Anami. So meditation becomes possible when we have a
complete control over our attention, which must be fully focused at the seat of the soul in the body, behind the eyes, in the middle of our forehead. Per cui la meditazione diventa possibile quando riusciamo ad acquisire un completo controllo della nostra attenzione e riusciamo a focalizzarla completamente sulla sede dell'anima nel corpo che sta dietro gli occhi, nel mezzo della nostra fronte. So if we have been listening carefully, attentively to this satsang, we should already be in a state of meditation. Per cui se abbiamo ascoltato attentamente il satsang, dovremmo trovarci già in una condizione meditativa. So now we want to withdraw the attention from all outside and look exactly in the middle of what we see in front of us. Per cui ora vogliamo ritirare completamente l'attenzione dall'esterno e focalizzarla completamente nel mezzo di ciò che vediamo davanti a noi. So we close our eyes and we look exactly in the middle of our forehead and keep glancing, looking minutely in this center. E continuiamo a guardare attentamente, minuziosamente, in questo centro. Because as far as we look, minutely penetrating, the mind, there's no wonder. It begins wandering again if we start looking. Perché finché guardiamo attentamente nel centro, la mente smette di vagare. Riprende a vagare se smettiamo di guardare. So let's keep looking and looking. And to help us further, we also keep repeating this Simran. Per cui continuiamo a guardare e per aiutarci ulteriormente, continuiamo a ripetere il Simran. Looking in the center is like looking for him. Repeating the Simran is like calling on him. Guardare nel centro è come cercarlo. Ripetere il Simran è come chiamarlo. So we keep looking for him, we keep calling on him. Per cui continuiamo a guardare per lui. Continuiamo a chiamarlo. This way the mind will switch off, will die off. And we will experience more or less the state of union about which I was talking during Satsang. In questo modo, mantenendo questa completa focalizzazione dell'attenzione, questa assenza di mente, sperimenteremo in misura maggiore o minore questo stato di unione di cui parlavo durante il satsang. So let's be mindless, no mind. Per cui cerchiamo di essere privi di mente, senza mente. No thoughts whatsoever. Nessun pensiero di nessun tipo. Only Surat, only attention, well focused in the center. Solo Surat, solo attenzione, ben focalizzata nel centro. Moreover, we want to pray to your beloved Sadgurus, Savan Kirpal Ajaib, to please shower their blessing, their grace on us. Inoltre vogliamo pregare i nostri maestri, Savan Kirpal Ajaib, di benedire la nostra meditazione.